È arrivato il momento che avevamo tanto preannunciato qui a Vi Piace su Radio Roma. Un ospite, una gradita ospite, bella, brava, una pilota, veramente una pilota, guida l'auto come neanche, veramente, che ne so, uno di Formula 1. È arrivata in tempo, a un tempo netto di un'ora, è partita da Firenze. Mi ha chiamato, mi ha fatto: ma non mi sono accorta di dov'era la radio, ma che è a Pomezia? È a Pomezia. Ma purtroppo, che deve, le donne al volante, pericolo costante. È qui in studio con noi Daniela Ciampitti. Eccomi, ciao. Eccola qua, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, comunque io ho letto Radio Roma, per me sì. Era Roma, non è che ne so dove andare fino a Pomezia. E certo, mi sembra giusto, io infatti gli ho risposto. E quindi se dovevi per caso venire di un'altra radio che ha un altro nome, o possiamo dire Radio Globo, per dire, andavi in Globo? Dove certo, partivi? Partivi con l'astronave, andavi nello spazio? Allora Daniela, no, a parte gli scherzi, grazie intanto di essere venuta qui con noi. Tu sei una cantante, una giovane cantante, perché sei giovane. Ti faccio una domanda che è quella che facciamo a tutti gli ospiti nostri di Vi Piace dopo questo periodo veramente nero che abbiamo vissuto con la pandemia. Come stai? Che sembra una domanda scontata, ma non lo è. Come stai? Come l'hai affrontato tutto questo periodo? Beh, considera che nel lockdown non si potevano fare concerti, non si poteva fare niente, anche oggi non è che è molto semplice, quindi diciamo che mi sono chiusa in casa e ho tipo scritto 25 canzoni. Quindi... Perché tu sei una cantautrice. Certo, è ovvio, quindi mi è stato d'aiuto, tra virgolette. Lo sai, no? Che questa cosa è un po' un minimo denominatore comune tra voi cantautori, che abbiamo avuto anche ospiti, anche per esempio giovani che hanno partecipato a Sanremo Giovani, che in effetti il periodo pandemico è stato di ispirazione, e diciamo che in generale tutti i brani che poi questi giovani cantautori, come immagino anche tu, segnavano proprio questa voglia di ripartenza, no? Questa voglia di rinascere dai titoli, dal testo che scrivevano, cioè era proprio questa voglia di dire ripartiamo, libertà, voliamo, viaggiamo, cioè era proprio questa voglia di ritornare ad essere quelle che eravamo prima. Non so se così è stato anche per te. Sì, è stato così, e ci sono saltate un sacco di interviste, un sacco di trasmissioni televisive, perché comunque era tutto chiuso, non si poteva fare niente. Adesso che si sta riaprendo, si sono riaperte anche molte strade, quindi oggi vi racconterò un po' quali sono i prossimi progetti. Bene, senti, e invece Daniela Ciampitti come cantante come nasce? Cioè, come ti è venuto in mente di cominciare a cantare e da quando? Non so, la mia prima canzone l'ho scritta a 4 anni, mi hanno preso tutti in giro quel giorno, mamma se lo ricorderà, sarà già ridendo, però in realtà avevo 4 anni quando ho composto la prima canzone. Però sì. E che diceva sta canzone a 4 anni? No, non posso dire, se non ridete fino a dopo. No, 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 vi piace tu? No, 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 lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire. Mi sono fatta la cacca sotto? Quando mamma mi ha cambiato il pannolino? Che no, cosa era lì? Molto più intensa. Era. Ah sì? Allora possiamo dire. No, lo lascio come inedito nella traccia ghost del CD. Senti, e poi dopo questo grande successo a 4 anni, come è andata avanti? Niente, praticamente come fanno tutti, no? Gavetta infinita tra live, concerti piccoli, pub, e poi quello che è stata la TV, è cominciata a 18 anni con Popstar, no? Ah, Popstar, come no? Sì, esperienza orribile. Perché? Vabbè. Non tante cose, purtroppo, cioè io vi vorrei raccontare come vanno le cose. Ma guarda che noi qui a Vi Piace dobbiamo raccontare anche quello che accade dietro le quinte. Vogliamo sapere, perché io ti potrei raccontare pure io di tante esperienze della TV, che capisci veramente come funziona il mondo dello spettacolo, e lì dici: lo voglio fare? Amo questo lavoro? Vado contro tutte queste cose? Perché se non hai la passione e l'amore, veramente tante esperienze e tante situazioni ti direbbero cambia strada proprio, cioè cambia lavoro, è vai vero. A farne un altro. Quindi se è qualcosa di simile a quello che immagino, è qualche raccomandazione? Beh, è pieno di raccomandazioni, considera quando poi alla fine tra tanti provini sono arrivata a fare The Winner Is, nelle interviste mi chiesero che cosa diresti se vincessi tu, e io ho detto direi che finalmente in Italia non vince il raccomandato. Ah, proprio così, bom 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 bom, l'hai sparata a zero. Infatti, senza mezzi termini. Ora mi cacciano, invece no. Radiata da tutte le TV italiane. Beh, però hai fatto non l'hanno bene. Mandata in onda, però non l'ho detto, giuro. Però hai vinto, perché hai citato The Winner Is, no? Sì. Questo programma che è andato in onda quando? Nel 2012 è andato in onda. 2012 Canale 5, era condotto, se non erro, da Jerry Scotti e Rudy Zerbi. Ma era della Fasci, no? Era prodotto da Maria De Filippi? Era Fasci e Toro. Perché sì, poi Rudy Zerbi e Jerry Scotti ormai fanno parte della famiglia. E ricordiamolo, magari per chi non l'ha seguito, era questo
diciamo, programma dove cantanti come te, cantautori o giovani cantanti si alternavano con delle esibizioni in ogni puntata e poi arriva, c'era appunto The Winner Is, il vincitore, il vincitore finale. C'erano tutte sfide e dovevi, prima di dire, di sapere il tuo, insomma, come era andata, dovevi scegliere se prendere i soldi e andartene oppure restare lì e sentire cosa aveva fatto il pubblico. È vero, è vero. Adesso mi stai ricordando. E com'è stata questa, come l'hai vissuta questa esperienza? Ho recitato prima 10.000 euro, poi 30.000 euro, poi 50.000 euro, poi c'era questo montepremi. La matta. 50.000 euro. Vabbè, io ci tenevo particolarmente. Ma quindi, scusa, Ciampitti, no, scusa Luca, perché qua abbiamo svoltato la giornata, aspetta un attimo. Scusi, lei ha vinto quindi un premio finale? Un premio finale di 150.000 euro. Cioè lei si è messa in berta 150.000 euro, Ciampitti? Beh, oddio, non lei lo sa che oggi offre dire... il pranzo? Ma a me, a Luca, nel 2012 ho comprato la casa, quindi insomma... Sì, vabbè, adesso non usiamo scuse, mo c'ho il mutuo, sto al verde, ho speso tutto. Mamma mia, come posso fare? Non ho ricevuto nemmeno i contributi dallo Stato. Ciampitti, lei offre il pranzo perché questo ha vinto 150.000 euro, vorrei ricordarlo. Perché le ha vinti, tra l'altro, e la regia pronta, efficace, sempre presente. Ha vinto l'edizione di The Winner Is con un brano meraviglioso di Liza Minnelli che è New York, New York. E abbiamo un piccolo estratto, sentiamo la voce della Ciampitti. Dal vivo? Oggi, stamattina di mattina? Qua, raga, sentiamo questo? Grande Daniela Ciampitti, hai capito che voce, hai capito che acutino, niente male, grazie alla regia, grazie, bello, bello. Ma in realtà non è proprio un acuto, in realtà dovrebbe essere più o meno un re o un do 4. Mi sta facendo la tecnica la Ciampitti, attenzione, attenzione. Gli acuti stanno un'ottava sopra. Mi sta ridarguendo, io volevo, sì, diciamo che Ciampitti... lo so, era per dire che lei comunque mi ha tenuto una nota. Oh, allora abbiamo tenuto una nota per 14 secondi. Per 14 secondi, beh, hai capito, cazzuta la ragazza. Comunque intanto, Ciampitti, arrivano messaggi al 320-2393-833 che dice: buongiorno, finalmente si risente Daniela, non vedo l'ora di sentire la sua voce, un abbraccio. Ginevra ti ascolta, una piccola fan di 4 anni. Dai, vogliamo sentire Daniela. Ciao Daniela, che bello vederti. Mamma la Ruffona, conosciamo Mamma la Ruffona? Chi è? Posso dire una parolaccia? Certo, si può dire stronza. Una stronza, benissimo. Beh, vedo che siete amici, insomma, vi volete bene. E qualcuno che si canta il mio inedito di 4 anni e non dovrebbe. E non dovrebbe, bene. Poi c'è un altro messaggio, quello sotto, che dice: buongiorno, no, ciao Dani, sono Marco, per me sei la numero uno, un bacione grande. Ciao Marco. Ciao Marco. E poi quello sopra, esatto, quello lì dice: buongiorno, ho visto il post di Daniela la bionda, è possibile mandare un saluto? E certo che lo puoi mandare, mandiamo un saluto di Leonardo. Leonardo ti saluta, chi è? Uno che ci prova? No, non credo. Ciao, uno che strombazza? Non so, uno che è un fidanzato, un ex fidanzato? No. Niente, la Ciampitti non ha ex fidanzati, vabbè. Daniela rimarrà ancora con noi, adesso mandiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi dopo la pubblicità sentiremo un brano, un remake, una cover di un brano rivisitato con la bella voce della Ciampitti. Rimanete con noi, questa è Radio Roma. Luis Veronica Ciccone, The Queen of the Pop, in arte Madonna, con questo brano Ray of the Light. Lei ha cantato mai Ray of the Light, signora Daniela Ciampitti? Io anche solo sulle strofe sto già un'ottava sopra. Per me è roba troppo bassa. Cioè lei mi parla di re bemolle? Re bemolle tenuta per 14 secondi. Che lei è molto famosa su bemolle. Perché fuori onda lei mi diceva che su bemolle va molto bene e fa certi do de petto, che è una cosa meravigliosa, vero? Non lo so, chiediamolo. Chiediamo magari... al 320-2393-833. Chiediamo conferma di questo do de petto che la signora Ciampitti farebbe fare a coloro che capitano sui suoi re bemolle. Vabbè, usciamo fuori sto ginepraio.
insomma, ci interessa, ma perché è un argomento che tra l'altro ci è molto caro, Lucas, no? E molle. Leca. Lei mi si sta addormentando. Lei che cosa? Io non mi vedo, vedi, non ci sono. Lei che cosa ha fatto stamattina? Cioè, perché ha fatto pure colazione, tra l'altro, poco fa, si è scofonato mezzo bar. Ha finito tutti i cornetti del bar. Tutti quindi... i cornetti del bar, però ha bevuto poco caffè. Glielo offro io dopo, perché almeno mi si ritira su un pochino. Prego, Danilo. Ci mancherebbe. Allora, torniamo a Daniela Ciampitti. Dopo l'esperienza di Winnerise, dove lei ha vinto un testone e mezzo, e quindi dopo noi aspettiamo il pranzo al termine della trasmissione di Vi Piace, lei in realtà è venuta oggi qui per presentarci un brano di cui lei è la cantante, no? È la front woman, ho detto bene? Sì, esatto. Ti ringrazio. Ci parli di questo brano? Eh sì, dopo The Winnerise ho firmato un contratto con la Universal Music. Ah, me coglioni. Dicevo. Purtroppo The Winnerise, come tutti i talent show, bisogna partecipare con cover. Perché i talent purtroppo sono così. Non certo, c'è non molto puoi portare spazio. Un brano inedito. No, esatto, però vabbè, era tutto sulle qualità vocali, quindi sono d'accordo anch'io su questo, perché non avrei mai potuto far sentire Christina Aguilera o Beyoncé, certo, o roba certo, così. Certo. Mentre invece io nella vita privata, tra virgolette, sì, quando scrivo, quando mi piace fare proprio tutt'altro genere, dove la tecnica vocale fondamentalmente neanche si sente. Cioè non ce ne può fregare una mazza. No, in benissimo, realtà no. Quindi sono passata a tutto un altro genere, che ho fatto di tutto, dal punk al rock, al pop, al blues, all'R&B, fino a che non ho trovato la mia giusta dimensione, cioè sfogarmi letteralmente, l'unico genere musicale che ti permetteva di farlo mettendo tante parole in 3 minuti era l'hip hop. Certo. L'hip hop e crossover, o è quello che facciamo adesso, l'electro pop rock. Scusate, attenzione. Sì, quindi, generi. E quindi ti sei appassionata a questo, diciamo, a questo settore della musica, sì, e hai fatto una cover, no? In realtà nasce da una cover, perché l'abbiamo ripresa da Snap quando ha fatto I've Got the Power. Sì. Ma in realtà diceva soltanto questa frase in tutto il resto della canzone, poi rifatta dagli H-Blocks. Poi alla fine abbiamo ristravolto tutto quanto, è diventata una base, diciamo, electro rock, appunto, che grazie al mio chitarrista Andrea Neri, sì, saluto. Salutiamo Andrea. Ha fatto l'arrangiamento e adesso sì, è tutto, diciamo, un rappato melodico sopra, e invece di dire I've got the power dice solo power, quindi così alla non fine avete, è diciamo, un è una questione di diritti, sì, insomma. Abbiamo tolto I've got. Ha fatto la paracula. Benissimo, allora noi ascoltiamo questo cover che non è una cover, che è un brano praticamente inedito, che si intitola, lo vuole dire lei? This Thing Italian Made It. Mamma mia come dice bene, sentiamolo va. Dissin Italian Merit, Daniela Ciampitti. Hai capito come tira questo brano, eh? Come va, eh? Gagliardo. Poi sotto, non so, sento sto basso. Mi ricorda qualcuno. Non so, c'è una cosa che va. Vabbè, un amico che caro, un fratello, sembra di conoscerlo, però vabbè, magari mi sbaglio. Comunque, bello, brava. Grazie, brava. Lo presentiamo il 25 novembre a Stazione Birra. Lei sta facendo tutto da sola, lei Daniela sta Ciampitti. Però se vuole può venire. Cioè. Grazie, mi offre una birra almeno dopo 150.000 euro che ha vinto, ricordiamo, piccola. A The Winner Is. Birra piccola. Pure a birra piccola, perché lei è taccagna, Ciampitti. Io ho capito che lei c'ha le manine così, c'ha le tasche a conchiglia. Tia, guarda questo che... Io veramente, una cosa agghiacciante. Ma con chi sto a lavorare? Lei, perché voi non lo potete vedere. Allora, ovviamente c'è chi ci ascolta in radio e c'è chi guarda la TV, no? Voi non potete vedere perché il signore qui presente, Lucas, il buon Lucas, che è un maestro, però praticamente non si sta inquadrando perché sta facendo dei sbadigli che... Non lo so, penso che... Ma lei ha dormito stanotte? No. Ma lei ha una bambina, no? Piccola. Fatto nottata? Roba dei pannolini... No, però per fortuna ha dormito. Beh, mi pare che lei però non ha dormito. Allora ha fatto altro, ho capito, pure lei è maestro del bemolle. Do fantastico, di petto. Do di petto, sì. Allora, dicevamo, presenterete questo brano alla Stazione Birra il 25 novembre. Sì. E poi abbiamo altri progetti, altre cose, visto che hanno un po' riaperto le situazioni concerti, che hanno allargato un po' la platea. C'è già qualcosa in ballo? Abbiamo in realtà un po' cose, tante cose, soltanto tutte molto diverse, perché questo progetto Electro Rock che porto avanti con la band, sì, inizia con un tour adesso, che cercheremo di farlo anche un mini tour europeo. Addirittura? Sì, ed è figo perché quando si entra in scena non ci siamo solo noi, che tra l'altro i musicisti sono mascherati, hanno tutte queste maschere a LED molto particolari. Bello. Sono anche degli attori che...
come se fossero scappati tutti da un manicomio, no? Quindi entrano a far parte di quello che dico durante i testi, interpretandolo. Bello! Tra attori e ballerini, sì. Bellissimo. E come si chiama? C'ha un nome questo spettacolo oppure... La band si chiama Danny Wise, ripresa da Pennywise e Clown Danzante. Certo, bella, bella idea, complimenti. Grazie. E ci sono già delle città europee che puoi citare oppure ancora non si sa? Ancora non si sa, però... Colgo l'occasione per salutare il mio manager che si chiama Maurizio Lucci. Ciao Maurizio, ciao Maurizio. Che ha la Great Italy Tour. Maurizio, se ti serve un attore, se hai bisogno di una voce, se hai bisogno di un interprete per questo spettacolo, io sono qui, Maurizio. Posso? Sì, certo, l'audizione è andata benissimo. È andata bene? Sì, sì. Sono intonato? Non lo so, dopo le farò. Potrei farle sentire un anche un bel do de petto. Ciampitti. Magari in privato, poi. Sentiamo questo ma così petto. Davanti a tu Ciampitti ci sta ascoltando un bel po' di non gente non mi sembra il caso. Io capisco, però in privato io le posso far sentire il do di petto e usciamo sempre da questo ginepraio e quindi io ti ringrazio di essere stata grazie qui con noi. Vogliamo ricordare anche i social, Ciampitti, così chi sta ascoltando e vuole ascoltare adesso, a parte gli scherzi, e vuole seguirti come cantante e come cantautrice. Aspetta, boh, arrivato il messaggio. Dani, sei speciale e unica. Marco, aridagli questo Marco. Ma è uno strombazzatore. Ma chi è? No, è un altro Marco. Marco Troiani. E che già nel cognome dice tutto. Super Marco, grazie. Super Marco. Ti salutano tutti Marco Ciampitti. Però tutti uomini, anche belli prestanti. Vedi come sì, acchiappi? No, infatti anche sulla pagina. Cioè io invito le donne a seguirmi. Perché fondamentalmente cioè, faccio la cantante, scrivo cose molto interessanti. Capisco, ma in realtà su 55.000 follower 54.000 sono uomini. Sono uomini, perché lei va per la maggiore. Evidentemente lei, come dire, conquista, no? Con la no, sua voce. Anche può darsi anche che 54.000 persone maschi capiscano di musica. Lei dice? Lei ne è convinta spero, di quello che ha detto? Io spero. Comunque, diciamo i social, su Facebook come ti trovano? Daniela Ciampitti, c'è la pagina riconosciuta col bollino blu come sulla banana. Ma io non ho parole, come facendo. Sulla banana cicchita? Ma che stiamo dicendo? C'ha il bollino blu! Ma stiamo scendendo nel trash. Vabbè, ormai la situazione ci è sfuggita di e mano. Ci è sfuggita, sì, pure la banana cicchita ci è sfuggita no. Di mano. E niente, vabbè, anche su tutto il resto basta scriverlo su Google, tanto è solo con nome e cognome. E certo, se trova il bollino blu che sta pure sulla banana. Grazie a Daniela Ciampitti per essere stata qui, ti auguriamo il meglio, un in bocca al lupo davvero per tutto e per questo spettacolo, per questo show che porterà in giro in Italia e in Europa. E quando vorrai venire a trovarci con il prossimo mashup. Detto bene? Bellissimo. Noi ti aspettiamo qui a Radio Roma. Perfetto. Ci vediamo il 25 a Stazione Birra. A Stazione Birra, offri a birra perché hai guadagnato un sacco di soldi. A tutti, via! Grazie, questa è Like That. ATB. You got-